fare più nulla per voi, sapete perché? Perché se no mi arrestano, capite? Mi arrestano. Durano una manciata di minuti con il drammatico pianto di due bambini in sottofondo a rendere ancora più triste la storia e i momenti del prelievo forzato da parte della polizia di due fratellini di 7-8 anni destinati dal Tribunale dei Minori ad una casa famiglia. Un video shock effettuato dalla madre e un insegnante 46enne di Battipaglia proprio nei pressi della sua abitazione, dove i bimbi stavano tornando e dove ad attenderli vi erano alcuni agenti, un assistente sociale e una psicologa del comune. Lei, la madre, è accusata dalla sezione minorile della Corte d'Appello di Salerno di PAS, acronimo che sta per Parental Alienation Syndrome, un disturbo attraverso il quale la donna, agendo sulla psicologia dei bambini, tenterebbe di metterli contro il padre dal quale è separata. Da qui la decisione del Tribunale dei Minorenni di sottrarre i fratellini alla potestà della madre per affidarli temporaneamente ad una casa famiglia di Salerno, perché la donna non si era sottoposta alle terapie psicologiche a Napoli, così come invece era stato disposto dal Tribunale. La vicenda è diventata pubblica una settimana fa con il video pubblicato dal sito del Corriere del Mezzogiorno. Un caso molto simile a quello registrato alcuni mesi fa in provincia di Padova, dove un bimbo di 10 anni, sempre su disposizione del tribunale, venne prelevato a forza da scuola. Simile, ma per certi versi meno drammatico, perché qui i fratellini rischiano di perdere entrambi i genitori. Il curatore dei minori infatti ha richiesto al tribunale anche la sospensione della potestà del padre per presunte molestie sessuali che sarebbero emerse dalla testimonianza degli stessi bambini durante un colloquio con uno psicologo. Ci uccideranno? Chiedono i bambini alla mamma nel video. Chi ci aiuterà a fare i compiti? È la domanda che rivolgono ai loro interlocutori. Una vicenda sulla quale è tornata proprio la madre dalle pagine di Facebook a più di un mese dal trasferimento dei figli nella casa famiglia. Nel video effettuato dalla donna con un telefono cellulare, più che le immagini, poche e a volte sfocate, è soprattutto il sonoro a colpire. La richiesta disperata di aiuto dei bambini rivolti alla madre e le parole di quest'ultima che tenta di rassicurarli. Sì, ma sta a casa! Sì, ma andiamo! Ma come? Ci vediamo giovedì in tribunale.